Vorrei cominciare con Federica Salsi. Federica Salsi, insomma, ci siamo sentiti spesso, sicuramente è stata un'esperienza dura per lei, diciamo, questa militanza e poi questa espulsione, no? Però devo dire una cosa, che queste quirinarie, queste votazioni sul web sono indubbiamente una novità, cioè importante, cioè far decidere ai militanti chi sarà il candidato del Presidente come Presidente della Repubblica è un elemento di novità. Lei che cosa ne pensa? Ma io credo che sia una grande operazione di marketing, come tutte le grandi novità che ha sempre proposto Grillo e Casaleggio sul blog. La spacciano come una grande prova di democrazia, ma in realtà è una specie di sondaggio dove le persone hanno proposto le loro scelte e poi sulla base di quelle decideranno quale sarà il Presidente della Repubblica. In realtà non è che ci sia stata una vera partecipazione, un vero confronto, una vera scelta, una proposta di nomi. Io mi sarei aspettato, insomma, che i nomi proposti potessero essere, se non altro, chiamati in causa, cioè non solo messi dentro un blog per dire mi piacerebbe che fosse Tizio Caio, senza che i diretti interessati fossero comunque coinvolti in questa scelta. E quindi secondo me è un processo democratico che si spaccia per democratico, ma in realtà è una falsa democrazia. Io, se penso a quando sono entrata nel Movimento 5 Stelle, a come noi lavoravamo sul territorio con i cittadini, insieme a costruire il programma, a fare le proposte, a scegliere le persone, coordinarci, vedo adesso in realtà tutto un sistema invece gestito in maniera molto aziendalistica da un'azienda che fa marketing, lo fa molto bene perché ha raggiunto il 25%, però voglio dire, fare marketing e acquisire consenso non è fare politica. Probabilmente fare marketing va bene per un'azienda come la Casaleggio, cioè un'azienda privata persegue un utile, non è detto che l'azienda privata che gestisce il movimento persegua poi anche l'utile degli italiani. Quindi lei sta dicendo che oggi il Movimento 5 Stelle è ancora gestito come un'azienda privata? Secondo me sì, perché comunque chi prende le decisioni è Casaleggio, poi c'è Grillo che si fa da portavoce. Quindi lei pensa che il candidato Presidente della Repubblica che uscirà domani mattina dalle Quirinarie sarà un nome pilotato da Casaleggio, o crede che questi 48.000 elettori, i militanti abbiano davvero espresso una volontà che verrà rispettata? Ma i militanti sicuramente hanno espresso la loro volontà. Quanto poi il voto riesca ad essere effettivamente quello espresso dai militanti, a me non è dato saperlo. Io non conosco quali sono i meccanismi interni al software che è gestito da Casaleggio per poi portare a termine il voto e lo scrutinio, per cui non essendoci un sistema, mi viene da dire, certificato, trasparente, si fa fatica a credere nella buona fede. Io penso a quando ci sono state le parlamentarie, Grillo prima aveva fatto una pessima figura attaccandomi in una maniera poco elegante, guarda caso nelle posizioni di capolista la maggior parte erano donne, nonostante l'80% dei candidati fossero uomini. Mi chiedo, ma effettivamente su 80% di candidati uomini, guarda caso, il 55% sono capilista donne. Boh, mi viene da dire, forse doveva recuperare una brutta figura. Allora, il dubbio lo si pone. Poi riconvolgere Federica Salsi e Gianluca Santoro per cercare di capire, secondo voi, il livello di compattezza del Movimento 5 Stelle di fronte alla scelta più difficile della loro breve storia politica, che è la scelta del Presidente della Repubblica. Il livello di compattezza reale qual è e da che cosa è garantito? Federica Salsi e Gianluca Santoro. È difficile il governo del 5 Stelle, non il Presidente della Repubblica. Vabbè, intanto anche questa non è da poco, insomma. Ma questa è una domanda che andrebbe posta ai parlamentari che sono là dentro. Ho capito, cioè, ma il livello lei, di compattezza dipende da lei quanto... Lei un po' di questi li conosce, le dinamiche interne le conosce. Secondo lei a Beppe Grillo e a Casaleggio gli esplode in mano il partito, oppure loro sono in grado di tenerlo disciplinato sulle scelte fondamentali? Ma secondo me all'inizio, adesso sono in grado di tenerlo disciplinato perché non hanno ancora l'esperienza i ragazzi che sono entrati in Parlamento per camminare con le loro gambe. Nel momento in cui saranno più scafati probabilmente potranno anche pensare di fare scelte più autonome. Adesso non sanno da che parte girarsi, quindi comunque il gruppo gli dà forza e quindi stanno compatti per questo. Gianluca Santoro?